Questo programma è offerto da Salumi Artigianali Sapori d'Altri Tempi, via Ponte Sant'Antonio 7, Lamezia Terme, telefono 0968 200 267. Sole Italia SRL di Gennaro Prezioso, semilavorati per pellet, cassette in cartone, imballaggi in legno e affini, produzione di pellet. Unipolsai Assicurazioni, agente generale dottor Vincenzo Ferraro, Piazza Rotonda, Lamezia Terme, telefono 0968 44 8301. Vita Sana, acqua minerale, oligominerale. Yamamai, centro commerciale Due Mari, Maida. Premac, laboratorio prove e sperimentazioni su materiali da costruzione, Viale Santuario di Tipodi, Ferroleto Antico, telefono 0968 45 38 48. Auto Royal, auto nuove, aziendali a chilometro zero. Usato garantito, noleggio a lungo termine, Via delle Nazioni 54, Lamezia Terme Sant'Eufemia, 0968 41 10 68. Io Nuoto, Arvalia, Lamezia, piscina comunale di Lamezia Terme, Salvatore Giudice. Maggiore autonoleggi, Italian Style Car Rental. Ottica Center, centro commerciale Due Mari, Maida. Golden Café, area di servizio Esso, Lamezia Terme, Savutano. Centro Avvolgibili, località Flaminio, Pianopoli, 0968 43 2 581. Comitel, consorzio multimediale, contrada Gaccia, Lamezia Terme, telefono 0968 28 120. Davoli, produzione olio e vino, contrada Cannistraro, Lamezia Terme, telefono 0968 03 62 21. Autonoleggi Avis Budget Group, PM Servizi SRL, aeroporto internazionale di Lamezia Terme, telefono 0968 51 508. Santo Brauni, Corso Italia 52, Pisa. Cover Store, crea la tua cover originale, più di 100 punti vendita in tutta Italia. Momento Empire. Que te deu, não, nunca mais. Tudo morreu. E me sono innamorato, ma di tuo marido. Va a ser tudo certo, como a vida diz. E me sono innamorato, ma di tuo marido. Não ouvir maldade, não ser infeliz. Outro verão. Aconteceu, fim da ilusão, tudo morreu. Momento em paz, o que se deu, não nunca mais. Buon pomeriggio, siamo da Sanremo, siamo arrivati al 68esimo Festival della Canzone Italiana, anche quest'anno siamo presenti per vedere tutto quello che succede dietro le quinte, perciò ne vedremo delle belle, già abbiamo registrato qualcosa, abbiamo un piccolo scoop, però anche qui davanti al Teatro Ariston, in questo momento dove sta andando in onda un'emittente nazionale, La Vita in Diretta, possiamo dirlo, perciò noi siamo anche in diretta per tutta la Calabria con STV canale 112, ST Television canale 628 e Zapping TV 810. Grazie a tutti, grazie a tutti gli sponsor che ci hanno accompagnato, ci accompagneranno in tutta questa avventura. Allora, innanzitutto volevo presentare la mia compagna di viaggio per il secondo anno consecutivo. Abbiamo la nostra brasiliana italiana Regina Dalmaschio. Ciao Regina. Sono innamorato, ma tu sei un marito. E allora non balla? Hai visto cosa? Io volevo vedere. Hai visto la sigla bellissima? Stamattina hanno pensato questi disgraziati di farmi vestire da chi? Da Margioglio. Da Margioglio, allora. Io da Margioglio, insomma, già sono bruttino, poi mi vesto ancora da Margioglio, insomma, la cosa è gravissima. Bene, Regina, prima di iniziare ricordiamo i nostri sponsor, così poi andiamo subito a condurre quest'ora di diretta. Vi ricordo che saranno due dirette al giorno, una alle 15.30 e una alle 19. Perciò, insomma, ne vedrete la mattina in diretta con la rassegna stampa. Bene. Ma non
cosa piace, mio carello? Di sei rinnovato. Però aspetta, cosa voglio salutare qui? Lamesia. Un beggio direttamente tutta la Calabria. Tutta la Calabria. Io volevo solo vedere la faccia di Albino e di Mimo. Mimo forte che è Tonino Madruda. Salutiamo Tonino, il nostro direttore. Bene, allora Regina, iniziamo con gli sponsor. Allora, chi abbiamo? Un poco di dolcezza. Ah, quest'anno, quest'anno abbiamo portato la dolcezza a Sanremo, con un marchio nazionale, e chi sono? Saint Brown. Sì, sì, della nostra carissima Carla Leal. Allora, dimmi la cosa, che dolci sono? Mamma mia, è buonissimo per iniziare, no? Sono i dolci di cioccolato. Perciò sono dolci di cioccolato, noi li regaleremo a tutti gli artisti, perciò addolciamo questo festival di Sanremo. Però ne parleremo durante la settimana, andiamo a un altro prodotto, perché noi consegneremo tanti e tanti gadget qua agli artisti, agli amici giornalisti che ci accompagneranno durante questa diretta. Poi abbiamo i vini calabresi, il vino Davoli. Vino Davoli, salutiamo la ditta Davoli e fratelli Davoli. Ciao ciao Maria De Grazia. Andiamo avanti velocissimamente, perché Regina è un po' moscetta, perché stanotte ha dormito poco. Logis, perché? Perché hai dormito poco? Perché il letto non mi entrava. Era troppo corto il letto. È vero, che posso fare? Allora, poi abbiamo l'anduia di sapori d'altri tempi. Salutiamo, questo sarà il gadget che noi consegniamo ogni anno, ormai tradizione. Salutiamo a Sandrino. Poi abbiamo del piccante e un poco di acqua ci vuole. Acqua, vero? Vita sana, l'acqua della Calabria. Insomma, salutiamo la famiglia Lucchino. Ciao Lucchino. Poi cosa abbiamo? Vai avanti, perché ancora abbiamo tanti gadget da consegnare. Abbiamo il carrello della spesa quest'anno. E poi un altro marchio nazionale, oltre 100 negozi in tutta Italia. Abbiamo Power Bank, che noi regaleremo a tutti, perciò potete ricaricare il telefono e avere della ricarica tutto il giorno gratuitamente. Bene, la mettiamo qua, io metto nel carrello perché sono tantissimi premi. Poi regaliamo l'olio della Calabria che si chiama Tirchon, che è una ditta di Reggio Calabria. Di Reggio Calabria. Olio extravergine d'oliva. Poi cosa abbiamo? Allora, poi abbiamo Unipolsai di Vincenzo Ferrara, agente generale alla Mezza Terme, centro avvolgibile di Giovanni Costanzo, Auto Royal di Francesco Falvo, salutiamo anche la moglie. Poi abbiamo Aves Budget del gruppo di Pino Miscimarre, poi abbiamo Maggiore del nostro amico Vincenzo Epifano, Sol Italia di Gennaro Prezioso, Comitel di Antonio Lucchino, poi abbiamo Premac ditta Marasco, Yamamai, Ottica Center, Golden Caffè, Arvali a Nuoto, Sapori d'altri tempi, poi abbiamo SEF, centro commerciale. A proposito, che cos'è il SEF? Perché hai dei vestiti, due valigie di vestiti, sei vestita elegantissima. Ci piace? Bellissima. Però un pochino di freddo ce l'ho. Posso? Va. Giro Marco? Grazie, un abbraccio a tutto il staff di SEF, che mi veramente sono state 20 vestiti portati. 20 vestiti? Perciò li faremo vedere su tutte le 20 puntate. Sì, sì. Allora, questo, poi cosa abbiamo più? No, tutto a posto. Abbiamo tutto. Bene, iniziamo, facciamo una cosa, abbiamo detto gli sponsor, lanciamo subito, stamattina siamo stati con la Hunziker, lanciamo il servizio se pronto e fra poco parleremo con un critico di Sanremo, con il nostro amico Egidio, che ci parlerà di cosa ha visto in questi due giorni, perché è arrivato due giorni prima di noi. Vai con la Hunziker. La forma fisica fino a un certo punto sul palco di Sanremo. No, mi sto allenando emotivamente. Ma sai, guarda, allora l'idea è quella di fare ovviamente spettacolo e anche di portare magari delle cose nostre, anche musicali, ma sempre comunque con l'ironia, perché lì ci sono i cantanti che sono i protagonisti, quindi noi ci faremo sicuramente dei numeri, ma soprattutto io stuzzicherò Pier Francesco nella sua arte di imitare qualunque lingua, qualunque accento, qualunque cosa. È una cosa incredibile. Pensa che onore per una svizzera poter essere in un contesto italiano, che è la cosa che proprio più volevo nella mia vita, è diventare italiana. Infatti sono italiana, voto qua, faccio tutto qua, pago il canone, perché si fa. Però è sempre comunque con gli occhi di una straniera, cioè la meraviglia di vedere l'Italia con gli occhi di una straniera. Grazie.
Bene, avete visto questa mattina siamo stati con la Hunziker mentre doveva fare altre interviste, insomma è stata molto, molto cortese, diciamo. Ci ha raccontato un po' come sarà questo festival. Allora, chi è Egidio? Egidio è un veterano del Festival di Sanremo. Noi qui a Sanremo è chiamato l'uomo della notte. È quello che fa gli scoop poi durante la notte, che va a beccare le cose più strane. Insomma, la Hunziker ha parlato di questo festival che deve essere allegro. Tu cosa ne pensi, tu che sei già in giro da un po' di giorni? Allora, io credo che se dovessero fare davvero un festival allegro, dovrebbero mandare a casa Claudio Baglioni, perché è tristissimo, è imbalsamato. Sì, è imbalsamato. Ho avuto modo di vederlo ieri alla festa al Casinò, la solita festa di inaugurazione, e praticamente la showgirl, quella che ha tenuto in mano tutta la situazione, è stata Michelle Hunziker, davvero fantastica. Michelle, messa apposta. Veramente bravissima. Prima di continuare col festival, però, voglio farti i complimenti in diretta, perché ragazzo... Lui dice ragazzo, grazie per il ragazzo, perché sono 59. Diversamente giovane. Mi piace. Lui è un mito a Sanremo, perché io posso soltanto allacciargli le scarpe. Cioè 30 non è festival vero. Di Sanremo. 31 quest'anno. 31 festival di Sanremo. Tu sei a 22. No, 15 purtroppo. Ah, 15. È l'ultimo, io stavo per chiudere. Ah, sei in pensione, cioè. Vado, basta. Ah, dai, largo ai giovani. E dicevo, lui è sempre sul pezzo, sempre avanti a tutto, e continua a crescere con la sua produzione. Ha una squadra fantastica, come diceva il nostro amico Checco Zalone, una squadra fortissima, e addirittura in diretta. Cioè, amici della Calabria, ma vi rendete conto che significa per una televisione regionale venire al Festival di Sanremo in diretta? Veramente complimenti alla televisione, alla produzione, ai tuoi sponsor. Al di là dei complimenti, parliamo del festival. Sì, vabbè, lasciami fare questa cosa. Adesso, poi dopo mi fai le domande sul festival, ti rispondo. Siete davvero grandissimi. Allora, chiedimi quello che vuoi. Innanzitutto, già incontrato Noemi, insomma, che ti ha detto? Allora, su Noemi devo dirti una cosa. Siccome noi, poi alla fine lui dice io sono l'uomo della notte, ma lui spesso è in spalla con me. Noemi stanotte mi ha salutato, poi vi girerò le immagini. Perché ci vede sempre insieme, una volta ci scambiamo le informazioni. Esatto, ti girerò le immagini. Allora lui ha fatto un pezzo su con lei e ha detto: sì, come posso non ricordarmi di te, che sei l'uomo dell'anduia. Cioè, ti chiedo umilmente perdono. No, Giovanni, ti chiedo perdono. No, ci vedono insieme, allora si confondono. Per dirti, ormai lui è un marchio vincente, non c'è Sanremo senza l'anduia, l'aspetto. Senza l'anduia, e poi insomma c'era anche Mario Biondi stanotte. Ho visto un carichissimo Enrico Ruggeri. Gli ho detto: Enrico, come si fa a tornare a Sanremo con il tuo gruppo, i Decibel? Loro sono stati qui nel 1980, con quale spirito? Venite a dare una lezione di musica a questi giovanotti? Lui ha guardato in camera, Giovanni, è stato cattivissimo. Sì, veniamo proprio per questo motivo. Quindi attenzione ai Decibel. Perciò, perché vanno forti. Infatti la gente parla molto di questi Ruggero e Decibel. Poi ti volevo dire, di notte com'è la vita già a Sanremo, tu che sei l'uomo della notte? Insomma, sono sempre gli stessi locali, abbiamo sempre delle forzature. È un circolo vizioso Sanremo, è sempre la stessa giostra, però regala sempre delle sensazioni incredibili, perché poi diciamo sempre basta, l'ultimo anno non veniamo più, però poi... Da me succede che è una malattia. Bravo, ottobre, novembre comincia il giro di chiamate per l'Italia, gli sponsor, andiamo, e poi ti ritrovi risucchiato praticamente in questo vortice tremendo che è il festival. Però c'è una cosa, noi possiamo dirlo perché siamo veterani, no? E noi molte volte aiutiamo alle nuove televisioni che arrivano perché vogliono sapere dove sono gli artisti. Ma è un'emozione veramente ogni anno fare Sanremo, al di là che siamo un po' stanchi, però sono delle emozioni particolari, perché poi siamo diventati noi come dei mobili qui a Sanremo, e te ci conoscono tutti. Sì, è vero, è anche un po' imbarazzante, perché delle volte ti ferma la gente, ti saluta e tu magari non ricordi i nomi, però poi sostanzialmente ci sentiamo un po' vippi pure noi diciamo la verità, giusto un po', senza soldi, sì, poverissimi. poveri maricchi. Certo. Però poi siamo così, gente di strada, normale, che se può dare una mano a qualcuno tendiamo sempre la mano, sostanzialmente non pensiamo alla concorrenza. Certo, questo ci distingue, questa è poi la cosa. La concorrenza non ce l'abbiamo. Un'altra cosa, parliamo degli super ospiti, quasi tutti italiani. Claudio Baglioni ha fatto questa scelta che io condivido, perché io e te parlavamo sempre dei fior di quattrini che hanno dato gli stranieri, ma credrei mica che uno come Fiorello torna
viene a Sanremo. Ah, questo è il bello della diretta, gente che passa in camera, certo, la prendiamo. Certo. Pensare mica che gente come Fiorello venga a Sanremo gratis, costerà sicuramente anche la sua presenza, perché lui manca al festival dal 95, quando venne in gara, che era fidanzato con Anna Falchi, che presentava insieme me lo ricordo, insieme a Claudio Coll, che abbiamo fatto un appostamento con te, mi ricordo. No, io ero bimbo ancora. Ah, non c'ero, cominciato 2003. E praticamente torna a Sanremo, non penserei mica che venga gratis, cioè secondo me è impossibile. Stessa cosa con i Negramaro, con Gianni Morandi, Capitani Coraggiosi, La Storia, la Pausini. Ha scelto Sting, James Taylor e Shaggy come super ospiti. Io forse avrei messo qualcosina in più, perché comunque ti dà la sensazione di a più ampio raggio, a più ampio respiro, diventa più internazionale. Staremo a vedere, però attento, perché ti do una notizia. Dimmi. Si rischia che questo festival sia un lancio per... Niente, la gente continua a passare in cam, io... Vabbè, non scusa, fa niente, dicevo, rischia di diventare un Claudio Baglioni Show, che poi sarebbe l'anteprima dello show che farà in prima serata su Rai 1 prossimamente per i 50 anni di carriera. Sta facendo le prove? Sì, fa le prove, perché poi sai, tutti gli ospiti che verranno al festival canteranno Made in Italy e canteranno una canzone di Baglioni. Adesso voglio dire, noi ci vogliamo bene, però ti immagini se... E allora prima a coccolati ad ascoltare, e va bene, romantico, e poi se ne va con... Tu dove sei? E poi strada facendo. Tristezza. Non ce n'è una che dice qualcosa di un po' più. Va bene tutto, però dopo un paio di esibizioni. Laura Pausini? Laura Pausini, vabbè, non si discute, è un monumento. Lei è la risposta femminile a Vasco Rossi, Ligabue, Giovanotti, che riempiono Negramaro, che riempiono gli stadi, no? L'unica donna. Certo, bene, noi riempiremo le notti con l'uomo della notte, perché ci siamo sempre da tanti anni, siamo insieme alla notte. Aspetta, adesso, io ho visto un cestino della spesa prima, ho visto che c'è l'olio buono, l'anduia. Sì. Noi siamo qua con low budget. Piccolino, budget, cosa gradisci? Un pensiero. L'olio e l'anduia, facciamo un po' la spesa, come una bottiglia di olio, perché l'anduia stasera... Regina, tu conosci Regina, eccola qua. Dov'è Regina? Stasera facciamo lo spaghetto alla l'anduia, che è meraviglioso. Lei ha detto ai gadget, lui gradirebbe una bottiglietta d'olio, prego di servire, okay, la puoi prendere. Certo. È la famosa. È la famosa anduia, perché per lui è un gadget porta fortuna. No, che è buono con lo spaghetto, a parte tutto. Sì, lo facciamo. Vabbè, assolutamente, stasera lo cucino io. A livello televisivo, hai visto televisione? Vedo poche quest'anno, TV privata. Io ho visto la tua televisione, siete i numeri uno. Quest'anno siete i numeri uno a Sanremo. Cioè, la diretta la fa la Rai, che vabbè, giocano in casa, mi sembra normale. Non siamo nessuno. Qualcosa Mediaset nei TG. E poi c'è a proposito, giovedì abbiamo una sorpresa, deve non mancare. Giovedì dopo non lo posso dire. Non la posso dire, te la dico dopo. No, vabbè, perché farei uno scoop pure tu. Non ti... dopo. Allora, questo è l'omaggio che noi diciamo al nostro Egidio, l'olio extravergine d'oliva, per condire le tue insalate qui a Sanremo. Bene, ottimo. E poi i salumi, l'anduia, sapori d'altri tempi. Che spettacolo. Cioè, la cosa bella è, guarda come lavora. Guarda come lavora lui. La foto. Cioè, e questi sapori d'altri tempi, dal 1964, l'anduia di Calabria, omaggio Sanremo 2018. Sì, è tutto marchiato. Cioè, tu sei un fenomeno, sei il re del marketing. Proprio. Oh, grazie. Numero uno. Grazie, fallo vedere, facciamo la foto di rito. Ecco, facciamo là, ci sono i fotografi, perché noi abbiamo anche i fotografi. Perfetto, eccolo qua. Ecco, così guardiamo la camera pure. Ci siamo. Dobbiamo... da quella parte, bello. Ci siamo. Così. Grazie, ci vediamo in giro, G. Buon lavoro. Ciao, grazie, caro amico. Ciao. Lei è regina, ti raccomando. Ciao, grazie Egidio. Lui è uno che veramente la notte la fa da padrone, a Sanremo ci informa di tutto quello che succede. Bene, però Sanremo è anche solidarietà. Noi abbiamo, ecco, abbiamo qua ospite qui proprio nella nostra postazione, ci possiamo avvicinare magari, no? Se vengono loro qua, i ragazzi sono un gruppo. I vostri ragazzi dove sono? Abbiamo Valeria. Valeria, ragazzi, tutti qua, vedete qua, tutti qua. Mettetevi dietro. Allora, questo bel gruppo, prego signore, chiedo scusa. Cosa sta fotografando? Va bene. Allora, ciao ragazzi innanzitutto. Ciao ragazzi. Allora, lei e Valeria sono per un progetto importantissimo che vi fa onore.
Innanzitutto, di dove siete, Valeria? Allora, siamo di Sora, della provincia di Frosinone, e siamo una rappresentanza dell'associazione Integra Onlus, che appunto opera tra le varie sedi in Italia, anche a Sora, appunto, nella provincia di Frosinone. Cosa fanno questi ragazzi eccezionali qui a Sora? Insomma, i più bravi del laboratorio di teatro che c'è stato nei mesi passati a Sora, e sono stati scelti nell'ambito di questo laboratorio. È stato costituito un gruppo di ballo che si chiamano i Cora Sora, e quindi domani si esibiranno in una danza africana tipica del loro posto. Ci possono dare un assaggio anche se sono in borghese? Sì, così. Sì, certo. E dopo certo. Li voglio conoscere. Assolutamente. Ci siamo? Assolutamente. Al campo? Puoi ballare anche tu? Sì, certo. Dai, vediamo. Voglia. Andiamo, ballate, vai. Dai, ragazzi. Dai ragazzi, veloce, dai. Vai. La 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 la. Bravo, bravo, bravo. Bravi, bravi, bravi. Allora, non andate via. Insomma, è bella questa bella associazione che fa, diciamo, una bellissima esperienza. Abbiamo molta integrazione qua. Molta integrazione, ci siamo riusciti a portarli soprattutto a Sanremo, che è un festival internazionale della nostra cultura, e quindi quale posto migliore per integrarli con la nostra cultura. Questa è una risposta di quello che sta succedendo ultimamente a Pescara, giusto? Loro, assolutamente sì, loro sono un esempio di ragazzi assolutamente a posto, nel senso che amano integrarsi e fare le cose per bene, studiare l'italiano e mettersi in gioco, e quindi diventare qualcuno nella vita, e lo hanno fatto seriamente e con legalità. E grazie a tante associazioni che ci sono in Italia, noi abbiamo anche la Malgrado Tutto, l'Amesia, questa associazione. Hanno fatto un lavoro bellissimo di Natale per la nostra città. Perché fanno tante belle cose, loro sono degli artisti. Certo. Certo. Allora, ma tu sei il nuovo acquisto della Juventus, fammi vedere qua. Sì. Tu sei della Juventus. Sì, sì. Come sì, ti certo. chiami? Io sono Keba, vengo dal Senegal. Dal Senegal, da quanto tempo sei in Italia? Sono qua da 1 anno e 5 mesi. E questa associazione è bellissima. Sì, certo, è troppo bellissima, sì. E loro sono bravi. Cosa ti aspetti dall'Italia tu? Ah, perché sì, il tuo paese so che dura. Sì, io sono venuto qua, però Italia è un paese che mi piace da quando sono in Africa, e a causa di questo io, secondo me, non devo andare nulla del mondo, resterò qua e lavorerò qua e farò tutto quello che io piacere in Italia. Qual è un difetto degli italiani? Quello non so, scusa, ma non so. Dai, dici la verità. Non ti fare rosso, non ti fare rosso. No, ma serio, ma non so. Che difetto ha Valeria? Un difetto mio, un difetto. Buon, posso dire anche. È troppo bella. Sì, sì, è troppo bella, ma mi dispiace per pasta, però secondo me pasta è buono, ma io non piace. Io non piace pasta. Ma non piace pasta. Qual è cosa ti piace? Io solo riso, pollo. Riso, pollo. Sì. Posso mangiare riso, pollo sempre. Sai che io sono stato in Senegal, ho mangiato sempre riso e pollo. Sì, vedi, in Africa noi piacciamo riso, pollo, sempre riso, pollo. Grazie, grazie, grazie. Poi abbiamo prima di ho sentito che parli, eh. Ah, sì, però salutate tutti gli italiani, italiane. Però sono bravi, sono gentili per noi. E noi immigranti sono felici, sono contenti per le cittadini d'Italia. Noi, questo gruppo, è il nostro gruppo, si chiama Cora di Sora. Cora di Sora. Siamo venuti qua per partecipare a uno spettacolo. Ma tu conoscevi Sanremo? No, è la prima volta che io sto qua. Bello, eh? Ah sì, mi piace questa città davvero. Bravo, bravo. Sì, sì, mi piace questa città davvero, veramente, è una città che mi piace molto, molto. Presentiamo i tuoi amici? Ah sì, i miei amici sono tutti qua. Allora, mamma mia quanto sei alto, come ti chiami tu? Io sono Courage. Courage, da quanto tempo sei qua? Adesso è 1 anno e 5 mesi. 1 anno e 5 mesi? Insomma, ti piace l'Italia? Sì, tanto, molto. E sono tutti ballerini, non mi imparare la telecamera, perché insegna che imparate la telecamera voi. Scusate, sì, però... che devo dire, siamo felici e siamo contenti di partecipare a questo
spettacolo da domani. Grazie, grazie, grazie. Presentiamo i tuoi colleghi. Grazie a voi, grazie a tutti gli italiani e italiane. Grazie ai miei amici. Grazie anche. Brasile. Ah sì, certo. Ma non coprire, non devi guardare là. Certo, hai ragione, lo so, ma grazie anche Valeria. Valeria, Valeria, dopo la salutiamo noi. Okay. Allora, tu ti chiami? Io sono Daniel, vengo dalla Ghana. Dal Ghana? Sì. Insomma, prima volta a Sanremo, da quanto tempo in Italia? Sì, io ho fatto un anno e cinque mesi. Un anno e cinque mesi, poi abbiamo, che abbiamo più? Non c'è nessuno, c'è lui, vieni qua. Vieni qua. E poi quello con l'area intellettuale, vieni qua. Come ti chiami tu? Io sono Abubakar, Traoré Abubakar. Di dove sei? Io sono la Costa d'Avorio. Costa d'Avorio, bellissima Costa d'Avorio. Sì, grazie. Ti piace l'Italia? Sì, molto, io piace l'Italia molto. Ok, e poi abbiamo l'intellettuale, il maestro, che si chiama? Mi chiamo Gramuté Amadou. Di dove sei? Costa d'Avorio. Costa d'Avorio. Bene, dov'è Valeria? Valeria, vieni qua. Valeria, dov'è andata? Valeria, vieni qua. Pure tu mi passi davanti, è per il servizio degli africani. Io ti ringrazio, la tua associazione. Grazie a voi in questo piccolo spazio che ci avete dedicato, grazie mille. Salutiamo questo gruppo di ballerini africani, che sono eccezionali, che si esibiranno qui a Sanremo. Domani sera, al Rolling Stone alle 6. Quindi per chi volesse insomma vederli e avere questo piacere, siete tutti invitati da loro. Bene, in bocca al lupo, ci vediamo. Ciao. Aspetta, prima di andare ho parlato italiano, devo anche parlare francese. Oh, oui. Je remercie à tout le monde, tous mes compagnons, tous les Italiens, les Italiennes. Nous, on est venus de Sora vers Frosinone, je ne sais pas s'il y a d'autres qui le connaissent ou pas. Mais on est content, on est heureux de participer à ce spectacle qui... Basta. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Allora, ciao ragazzi, ciao. Continuiamo con questa nostra diretta. Grazie. Abbiamo altri personaggi, dovrebbe essere qui in zona, ci dovevano raggiungere, ma non li vedo. Insomma, intanto ci possiamo avvicinare là dalla gente? Possiamo? Allora, ci avviciniamo? Ma... Antonio, salutiamo Antonio Mercuri che è dietro la telecamera, Marco, Mario Lucio Patti che avete visto nella sigla, il fisicaccio, vediamo qua, pronto? Vediamo, signora, Hola. Come va? Bene, grazie. Cosa state aspettando qua? La prima di domani sera, perché siamo stati mancano 24 ore, però. 24 ore davanti all'area sono in pesantuccia. Sì, lo so, però è una bella atmosfera. Primo anno. Visto che bella atmosfera qui a Sanremo. Bello, molto bello, bella anche la città, state facendo un ottimo lavoro, ho visto tanta Rai, bravissimi. Attendiamo la musica, dalla domani sera darà, diciamo, voce all'Italia con la nostra melodia nazionale, delle nostre canzoni. Bravissime. Di Claudio Baglioni cosa ne pensi? Ma a me piace. Gli ricorda qualcosa con suo marito, suo marito. Sì. Regina, scusa. Allora, una canzone di Claudio Baglioni che lei si ricorda quando ha conquistato la signora. Quella maglietta. Maglietta fina. Come faceva? Non me la ricordo. A me piace come Baglioni. Amore, solo un piccolo, grande amore. Ma gliel'ha cantato qualche volta la sua signora? Anche altre. Bene. Una di Sanremo. Bravi tutti certo. E tre. Allora, una canzone di Sanremo che ha cantato sua moglie? Eros Ramazzotti, sì. Come faceva? Qual è il nome? Mi ricordo. Insomma, non si... Eros Ramazzotti, era presa l'amore. Vasco, stavamo proprio a casa, divano, patatine. Di dove siete? Brescia-Roma, non è che la partita, Brescia-Roma, lei è romano. Beh, questa è la nipotina. No, figlia. Figlia, chiedo scusa, mi perdono. È una via bellissima, come ti chiami? Francesca, stupenda, occhi verdi, eccezionale. La mamma ha gli occhi azzurri, gli occhi del papà. Sì. Divertitevi. Buon lavoro anche a voi, grazie, bravissimi. Grazie. Continuiamo intanto. Hai visto? Parliamo un poco di che abbiamo combinato con te questa mattina. Stamattina è stata una mattinata molto faticosa. Meravigliosa, insomma, ci siamo divertiti. Avete tantissimo. Visto la sigla, cosa sono inventati. Insomma, io proprio, diciamo, Margioglio. Però non è finito lì, eh? No, perché c'è il seguito, sono delle puntate. Ancora. Sono delle puntate. Io approfitto e salutare
durante la detto la mia vita, che è Giosuè, mio nipote, lo devo salutare, mio nipote, saluto la mia famiglia, saluto mia moglie, saluto tutta la mia famiglia che ci sta seguendo in diretta. Anche saluto mio nipote, Davì, mio figlio, mia nonna, le mie amiche. Salutiamo a tutti. Insomma, vediamo se qua becchiamo qualcuno, perché qua sono tutti in attesa del festival, tutti che fanno i selfie. Poi abbiamo Mario Lucio Patti. Mario, vieni qua per favore. Mario Lucio Patti, che è stato per la prima volta protagonista del nostro video, della nostra sigla. Mario è quello che poi cura tutto il nostro backstage, cura le sigle, cura i montaggi. È uno che lavora molto bene dietro le quinte. Allora, quanti Sanremo sono che fai con me tu? Saranno 6 anni, con quest'anno sono 6 anni, o 5 o 6 anni, 6 anni, 6 anni. A te Sanremo piace, perché piace Sanremo a te? Perché c'è Giovanni. No, non facciamo che... dopo la sigla, perché c'è Giovanni. Perché dopo di quelli sposti oggi, uomini della mella. No, insomma, quest'anno cosa ti aspetti? Perché lui fa un sacco di foto, conosce un sacco di gente. Insomma, cosa ti aspetti di bello di questo Sanremo? Beh, e cosa ne pensi di questo Sanremo targato Claudio Baglioni? Beh, questo Sanremo è un'incognita, perché cambia dopo 3 anni di presentazione eccellente di Carlo Conti, ma credo che Baglioni sia all'altezza di mantenere alto l'audience, diciamo. E mi aspetto di avere il successo che abbiamo avuto anche l'anno scorso con i nostri VIP, con i nostri attori, con le nostre interviste. E più di questo non posso aspettarmi, perché già Sanremo dice tutto. Logicamente, durante le nostre dirette, vi ricordo l'orario delle dirette, noi andremo in onda ogni giorno fino a sabato 15:30 del pomeriggio, subito dopo la rassegna stampa per quanto riguarda SD Television, con le altre emittenti che sono, ringraziamo Francesco Santoro di STV canale 112 regionale, ricordiamo, poi ringraziamo Salvatore Muraga e Giuseppe che è il presidente di Zapping, che è in questo momento in regia. Ciao Giuseppe. Salutiamo Pietro Santoro, che diciamo fa i collegamenti durante il giorno. Mario De Grazia, Mendicino Francesco, tutte le persone, Marco Cimino, poi c'è San Francesco Pincitore, poi abbiamo Paolo Sacco, insomma uno staff che lavora per questa diretta sia da qua che da Sanremo, perciò tutti i giorni vedrete le interviste che noi faremo a tutti i personaggi. E continuiamo la nostra diretta. Diciamo che la prima diretta è un po' la presentazione di questo festival. Siamo arrivati da poco, insomma, però ho prima invitato un critico giornalista musicale, adesso abbiamo il critico per antonomasia qui a Sanremo, che ci conosciamo da un sacco di anni, e lui ci saprà dire tutto quello che succede sui pezzi di Sanremo e chi è il probabile vincitore. Venghi, come stai innanzitutto? Tutto bene, un saluto a tutti da Simone Zani, del Music Italia. Oggi è una giornata meravigliosa per noi. Simone, calmati un pochettino, raccontici di questo festival. Innanzitutto parliamo delle nuove proposte quest'anno, come siamo messi. Ma diciamo che sono 8 canzoni, io ne salvo almeno 6. 6 secondo me sono veramente dei bei numero, pezzi. Sì, dei bei pezzi che possono funzionare, di artisti soprattutto importanti, artisti che hanno anche un certo tipo di appeal dal punto di vista radiofonico e hanno anche un percorso musicale secondo me di un certo livello. Tra questi ce ne sono 3 che forse spiccano, e sono Mirko il Cane, Ultimo e Mudimbi, in ordine sparso. Questo è per quanto riguarda le nuove proposte. Per quanto riguarda i big, quest'anno un festival Claudio Baglioni molto personalizzato, con nuovi regolamenti, con nuove idee, tu come lo vedi da critico musicale, quello che sei serio proprio? Guarda, devo dire che si tratta di un festival di Sanremo molto differente rispetto al passato, differente per tanti motivi. Molta musica d'autore. Molta musica d'autore e soprattutto molta musica, perché come ha tenuto a precisare anche Claudio Baglioni, negli ultimi anni forse il festival era diventato più uno spettacolo televisivo che uno spettacolo musicale, quindi anche con gli ospiti, molti sportivi, attori, eccetera. Questa volta no, invece si è puntato proprio sulla musica e sulla celebrazione della musica italiana, sulla celebrazione di quella che è poi la nostra passione. Noi viviamo per la musica, siamo qua per la musica, e Claudio Baglioni credo abbia fatto un buon lavoro. C'è da dire che dal punto di vista radiofonico le 20 canzoni forse sono un po' al di là e al di fuori di quelli che possono essere i meccanismi, però diciamo che c'è qualcosa che si salva anche da questo punto di vista, ma tanta qualità. Tu l'anno scorso hai puntato subito, mi ricordo, su Gabbani, nessuno ci credeva, il pezzo della scimmia mi ricordo, però è stato il successo dell'anno, successo sulle vendite,
Perché poi tu studi il testo. Il testo di Gabbana è un testo molto difficile, ma un testo molto studiato. Ci potrebbe essere un altro Gabbana della situazione? Sì, lo Stato sociale. Lo Stato sociale è una canzone che si intitola Una vita in vacanza, è una canzone molto bella, il testo è particolare, sembra scanzonato e poi ha un ritmo davvero irresistibile. Io ho avuto modo di ascoltare il 18 di gennaio all'audizione Rai tutti i pezzi del festival in anteprima. Devo dire che il pezzo dello Stato sociale è molto particolare, difficilmente si ripeterà l'effetto Gabbani, quindi un'altra vittoria di questo tipo, però è un pezzo che secondo me può funzionare. Molti dicono Ornella Vanoni la vedono più come super ospite, più che come concorrente. Tu come la pensi? Ma guarda, come critico? Guarda, quando un artista della sua caratura decide di mettersi in gioco è bellissimo, vuol dire che non ha paura di nulla, lei non ha nulla da dimostrare e Ornella Vanoni sarà in gara e impreziosirà questo Festival di Sanremo, già prezioso, già importante dal punto di vista artistico musicale. Secondo te chi potrebbe essere il papabile vincitore? Tu che hai letto i testi e hai sentito già i pezzi. Allora, diciamo che una canzone che secondo me potrà colpire è quella di Ermal Meta e Fabrizio Moro. È vero, lo hanno detto tutti, hanno una canzone dal ritmo piuttosto folk, hanno una canzone che diciamo sposa bene le due voci sono molto, come possiamo abbinabili. Dire, abbinabili, sì, da questo punto di vista. Forse il testo potrebbe risultare un po' troppo moralista e un po' troppo populista, però è un bel pezzo. Tra gli altri invece Ron, che è probabilmente la canzone più bella di tutto il Festival di Sanremo. Poi mi piacciono le vibrazioni hanno un pezzo fortissimo. Tu sui vibrazioni punti, eh? Io ci punto molto perché hanno un pezzo forte. Da questo punto di vista la collaborazione con Andrea Bonomo e Luca Chiaravalli, credo due che di festival se ne intendono, credo che possa aver portato quel valore aggiunto in più. Parliamo di super ospiti, che poi ci sono i super ospiti tanto chiacchierati durante l'anno, durante il festival, per i soldi che prendono. Diciamo che la De Baglione ha puntato molto sugli italiani, solo con tre stranieri se non erro. Come la vedi questa scelta, che ha puntato sulla Pausini, su Morandi, su gente che poi insomma ha una certa qualità musicale, parliamoci chiaro? Ma sai, sono tutti personaggi che hanno scelto il Festival di Sanremo anche nella loro carriera, o per lanciarsi o per rilanciarsi oppure per sorgere come stelle. Per quanto riguarda gli artisti stranieri, c'è per esempio Sting, che ha un legame fortissimo con il nostro paese, sarà sicuramente promozione per lui anche con il pezzo con Shaggy, però ci sarà una promozione anche di quella che è l'italianità di Sting, che da anni vive in Toscana, da anni non ha tenuto in Toscana, e tra l'altro ci sarà un omaggio particolare alla musica italiana. Per esempio saranno parecchie le novità anche da questo punto di vista, ma gli ospiti internazionali saranno più italiani che mai. La Hunziker come presentatrice a fianco a Baglioni, secondo te rafforzerà la presenza di Baglioni, perché tutti un po' criticano questa presenza di Baglioni come presentatore? Guarda, io ricordo nel 1997 Claudio Baglioni fu alla guida di Anima Mia insieme a Fabio Fazio. Tutti dicevano ma Baglioni cosa farà, e fu invece la sorpresa di quel programma che fu la rivelazione dell'anno, quell'anno Anima Mia. Claudio Baglioni, vabbè, sono passati 20 anni, non è più magari quel ragazzino, però è molto autoironico, lo si è già visto anche nelle conferenze stampa. Non sarà facile gestire una pressione di questo tipo, però ha sicuramente dalla sua la certezza di non dover dimostrare nulla, quindi però la Hunziker è la Hunziker. Parliamo di Dati Auditor, ogni anno la Rai ha fatto, diciamo, nelle prime serate da padrone con i Dati Auditor, dopo un Bonolis, dopo Fazio, insomma dopo Morandi, insomma sarà tosta, eh? Non sarà per nulla facile, non sarà per nulla facile, però diciamo che gli investitori pubblicitari hanno creduto in questo tipo di festival, tanto che gli investimenti pubblicitari sono pari a quelli dello scorso anno. Quindi gli investitori pubblicitari, che poi sono coloro che finanziano il festival, quindi certo, coloro che ci credono per davvero, senza puntano, sponsor, non ci va da nessuna parte. Anche se la televisione pubblica. Sì, beh, però purtroppo è giusto ricordiamo. Che... televisione pubblica, però è giusto che ci siano anche gli investitori privati. Loro credono molto in questo Festival di Sanremo, puntano addirittura a un risultato come quello dell'anno scorso. Per me è un po' difficile arrivare a quello dell'anno scorso, però se si dovesse arrivare anche a una media superiore al 40, credo che secondo me sarebbe un ottimo risultato. Bene, ci vedremo in giro durante le dirette. Ti ringrazio ogni anno che dai, proprio nella prima collegamento in diretta con tutta la Calabria, ci fai da informatore su questo, sui festival, per quanto riguarda quest'anno il 68esimo Festival della Canzone Italiana. Grazie, ci vediamo in giro e in bocca al lupo. Grazie mille, e appunto dicevo prima che sono contento, aggiungo questa cosa a 30 secondi, perché All Music Italia, la testata che rappresento, ha lanciato l'hashtag Premio Carriera Milva, quest'oggi in conferenza stampa. Carriera Milva io la promuovo.
In effetti è importante. Venerdì sera verrà assegnato a Milva il premio alla carriera. Dove sarà dato, in modo che noi veniamo a fare? Sarà no, direttamente sul palco dell'Ariston. Non ci sarà Milva perché per problemi di salute, però sì. Ci sarà la figlia. Sì, ok, grazie. Oh, grazie. Come stai tu? Tutto bene. Tu non parli mai, segui sempre lui. Faccio parlare lui, che è bene. Più bravo di me, più informato. Bocca al lupo, grazie ragazzi. Grazie. Ciao, ciao. Bene, insomma, ogni anno noi ci incontriamo con queste persone che poi, insomma, diciamo fanno un po' il festival dietro le quinte, con le critiche, sanno tutti in retroscena di quello che succede qui a Sanremo, cara Regina. Allora, io devo parlare con la gente, perché oggi, questa mattina, quando Giovanni hai beccato Michele... Dovete sapere che Michele è veramente una simpatia di donna e molto bella. E poi dobbiamo ricordare anche che abbiamo un ragazzo di Lamezia che domani sera sarà qui sul palco dell'Ariston, che proporrà il nuovo programma con la Clerici. Probabilmente si esibirà Renda, si chiama? Sì, Raffaele Renda. Raffaele Renda, che è di Sant'Eufemio, domani sera sarà sul palco dell'Ariston, che rappresenterà questa benedetta e maledetta città di Lamezia Terme, perché poi c'è benedetta. Noi diciamo benedetta perché c'ha tanti lati positivi che noi dovremmo riscoprire. E poi io non mi ricordo nomi, ma mi sembra che hai anche una stilista, arriva stasera, sarà ospite con noi una stilista di Lamezia, con un ospite importante, sarà ospite della diretta di questa sera. Infatti noi andremo in diretta di nuovo questa sera alle 19.30 da un'altra location. Bravo. Perciò noi gireremo, ogni giorno vedrete una location diversa qui del festival, vi faremo conoscere tutti i posti. Io vorrei dire ad Antonio quanto manca, ci siamo per i saluti, perciò dimmi, veloce che dobbiamo salutare Giovannino che Giovannino che arriverà mercoledì. Sì, Luana che non c'è. Luana che non c'è quest'anno, si deve sposare Luana con Marco. Marco come triste, guarda. Io sono pure Luana, il testimone. E poi giovedì ci saranno ospiti da mercoledì sera, ci sarà ospite con noi Renato Grandinetti, Marco Barletta, che faranno un reality qui a Sanremo e ci racconteranno le loro avventure. Bravo. Che faranno qui a Sanremo. Perciò saremo un grande gruppo di Lamezia e Calabrese qua, dove vogliamo rappresentare la Lamezia positiva e la Calabria positiva. Questo è il nostro obiettivo, e con tutte e tre emittenti lametine, che sono STV, canale 112 del nostro amico Francesco D'Antoro, Zapping TV, ringraziando sempre Salvatore Moraca e Giuseppe, volevo ringraziare per quanto riguarda la mia testata Mario, Francesco e anche il direttore Torino Patruda, Albino, che la mattina fanno la diretta con la rassegna stampa. Insomma, tutte le persone che collaborano con noi, il mio staff che è qua, ci vediamo questa sera alle 19, giusto? Questa sera alle 19 saremo in collegamento da Sanremo, 19.20. Sì, io volevo fare entrare Marco, perché di solito non si vede mai. Vieni qua, Marco. Vieni, Marco. Dietro la telecamera. Salutiamo la tua mamma. Esatto, ciao, salutiamo. Salute a te. Allora, Marco, quanti anni è che fai Sanremo con me? 12 anni. Quest'anno. 12 anni Sanremo, quest'anno. Ma ti piace sempre a te Sanremo? No, passiamo il tempo. Lavoriamo. Lavoriamo. No, perché uno passa il tempo quasi diverto, se lavora tanto. E ci divertiamo pure, dobbiamo essere sinceri. Bene, io vi ringrazio, ci vediamo questa sera, riguardatevi la sigla, stasera avremo degli ospiti probabilmente, importanti, vedrete tante interviste che faremo in questi giorni a tutti i personaggi del Festival di Sanremo, abbiamo iniziato appunto con la Hunziker, ne vedremo in questi giorni di belle e mi auguro di brutte poche. Ma facciamo sempre cose positive alla fine. Grazie Marco, ciao a tutti, ci vediamo questa sera alle 19 da Sanremo. Io mi sono innamorato, ma tu sei un marito. Ciao Lamezia! Un momento in pace, o che ti devo, no, nunca mai, tutto morreu. Aconteceu.
Questo programma è offerto da Salumi artigianali sapori d'altri tempi, via Ponte Sant'Antonio 7, Lamezia Terme, telefono 0968 200 267. Sole Italia SRL di Gennaro Prezioso, semilavorati per pellet, cassette in cartone, imballaggi in legno e affini, produzione di pellet. Unipolsai Assicurazioni, agente generale dottor Vincenzo Ferraro, Piazza Rotonda, Lamezia Terme, telefono 0968 44 8301. Vita Sana, acqua minerale, oligominerale. Yamamai, centro commerciale Due Mari, Maida. Premac, laboratorio prove e sperimentazioni su materiali da costruzione, Viale Santuario di Tipodi, Feroleto Antico, telefono 0968 45 38 48. Auto Royal, auto nuove, aziendali a chilometro zero. Usato garantito, noleggio a lungo termine. Via delle Nazioni 54, Lamezia Terme Sant'Eufemia, 0968 41 10 68. Io Nuoto, Arvalia, Lamezia, piscina comunale di Lamezia Terme, Salvatore Giudice. Maggiore autonoleggi, Italian Style Car Rental. Ottica Center, centro commerciale Due Mari, Maida. Golden Café, area di servizio Esso, Lamezia Terme, Savutano. Centro Avvolgibili, località Flaminio, Pianopoli, 0968 43 2 581. Comitel, consorzio multimediale, Contrada Gaccia, Lamezia Terme, telefono 0968 28 120. Davoli, produzione olio e vino, Contrada Canistraro, Lamezia Terme, telefono 0968 03 62 21. Autonoleggi Avis Budget Group, PM Servizi SRL, Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, telefono 0968 51 508. Santo Brownie, Corso Italia 52, Pisa. Cover Store, crea la tua cover originale, più di 100 punti vendita in tutta Italia.